quando voi in realtà non riuscite ad ottenere determinati obiettivi, adesso sto registrando, perché poi questa piccola parte che registra la diamo, praticamente la mettiamo su YouTube, ok? E sicuramente servirà a qualcuno. Quando voi non raggiungete determinati obiettivi, non è mai perché voi non volete raggiungere gli obiettivi, o perché voi siete stupidi, o perché voi non siete nelle condizioni di raggiungere quegli obiettivi. Voi non raggiungete gli obiettivi perché il vostro livello di pensiero, il vostro livello di consapevolezza non è al livello del risultato che si vuole raggiungere. E come vi ho detto prima, cancello di nuovo e lo facciamo di nuovo, ci facciamo capire e vi servirà anche a voi. L'obiettivo, se voi partite da qui e volete arrivare qui, l'obiettivo non è così. Sono, da qui a qui, ci sono 100, 1000, quelli che saranno, livelli di frequenze diverse, e ogni livello di frequenza diversa porta dei mezzi, delle circostanze, delle persone, ma portano soprattutto l'essere a sentirsi emotivamente coinvolto in un determinato modo, che lo fa agire in un determinato modo e lo fa materializzare il proprio risultato. E ogni cosa è su ogni livello. Però la cosa importante è che per raggiungere l'obiettivo ci vuole sempre una scalata di consapevolezza e di pensiero. Perché un mezzo, una circostanza e una persona di questo livello battono con un essere che emotivamente è pronto a fare delle azioni che gli portano a questo risultato. Altrimenti questa persona qui, se gli porta i propri mezzi a questa persona qui non riuscirà a ottenere i risultati di questa persona qui, perché la differenza non è nel mezzo, nella circostanza o nella persona che si incontra, ma è nel proprio essere, e il proprio essere è il tuo livello di consapevolezza e il tuo livello di pensiero. Top o top? Registrato questo, adesso chiudo e poi lo mettiamo su YouTube.